più giovane d'Italia sul campo, nella più mite mediterranea dell'Enzo. Comincia sul prato del centro sportivo Tali il ritiro della Fiorentina, con un Muriel in più nel roster e tanta voglia di fare bene da subito, come spiega anche Capitan Pezzetti. Sì, è importante riprendere subito, cominciare a allenare e fare la cosa bene come abbiamo fatto fino a fine anno. E dopo 5-16 giorni di riposo bisogna fare andare le gambe e ricominciare, ma abbiamo subito una partita, stiamo allenando oggi, abbiamo allenato forte e continueremo così. La prima giornata di lavoro è intensa, in un centro sportivo molto attrezzato, circondato anche da un solito pista per sulla rotta dell'aeroporto, ma soprattutto in mezzo a una cinquantina di tifosi viola pronti a tutto per qualche scatto della propria squadra del cuore. Prima il riscaldamento e il lavoro aerobico, poi il lavoro tecnico e fisico e lo stesso corsa conclusione a rete, variazioni di velocità, quindi il possesso palla e infine una partitella a campo ridotto. Puntate veramente tanto alla Coppa Italia, può essere un obiettivo davvero importantissimo per questa stagione. La Coppa Italia è bella perché ogni partita è una finale, magari quattro partite se non sbaglio ti fa giocare una finale che sempre è molto importante. Sicuro che adesso stiamo pensando a fare una buona partita a Torino perché, come hai detto te, è una partita dura, una squadra tosta che adesso sta bene e proveremo a vincere per continuare. Ieri primo allenamento a Firenze con una temperatura molto molto bassa, quanto può aiutarvi a lavorare qui a Malta dove quantomeno il clima è un po' più abbordabile? Sì, sicuro che il clima qua è un po' meglio che a Firenze, perché a Firenze adesso sta facendo freddo, ma noi lavoriamo dove siamo, a Firenze lavoriamo forte, qua lavoreremo anche forte, sicuro che questo clima ti fa lavorare ancora più tranquillo e fa lavorare un po' meglio, ma siamo bene, abbiamo cominciato oggi, speriamo di continuare così.